Ci adoperiamo affinché ad essere tutelati siano le persone che ne hanno veramente diritto, così il presidente di Aslim Italy e Aliolus, Alessandro Fucci, che ha denunciato diversi soggetti accusati di aver utilizzato la malattia di un proprio parente per ricevere in modo illegittimo i benefici destinati ai caregiver, coloro che si occupano di una persona non autosufficiente. La truffa che si è diffusa in Italia e che ruota attorno alla legge 104 riguarda agevolazioni fiscali, economiche e sociali, come gli avvicinamenti lavorativi, permessi retribuiti e i periodi di congedo straordinario. Da qui l'appello dell'associazione che porta avanti la battaglia grazie a un team di professionisti. Il nostro presidente, il dottor Fucci, ha spiegato chiaramente agli organi di stampa che dice, sono crimini da condannare in modo fermo perché mettono il malato in una condizione psicologica di fragilità e rendono queste agevolazioni date dalla 104 uno squallido baratto sulla pelle degli invalidi, diciamo, dei veri invalidi. Il monitoraggio poi da parte della Guardia di Finanza e degli organi di controllo è fondamentale, aggiungeva ancora il nostro presidente, per combattere questo fenomeno. Lo chiariva gli organi di stampa. La Aliolus, nello specifico, ha istituito uno sportello di ascolto per chiunque abbia delle necessità o problemi da risolvere nella gestione della propria patologia, per persone affette da patologie. E grazie a questo sportello si potrà ricevere un aiuto per risolvere problemi di natura burocratica e ricevere l'assistenza di cui si necessita. Quindi, come vedete, è una situazione molto importante, una presa di posizione molto importante e encomiabile per quanto riguarda un onlus che si occupa, diciamo, di tutelare persone affette da vere patologie, non da false patologie. Per cui, ecco, noi questo è un nostro fiore all'occhiello, ci abbiamo preso posizione contro questi crimini che vanno combattuti e vanno, diciamo, assicurati alla giustizia i responsabili di questo tipo di reati. Devono contattare il numero chiunque ci ha, diciamo, ha notizia, diciamo, oppure pensa che ci sia qualche situazione ambigua, qualche situazione illecita in merito al discorso falsi invalidi, può contattare le due associazioni, ecco, la Aslim Italy, che è l'Associazione Liberi Imprenditori Italiani, o la Aliolus, che è un'associazione appunto operante nel settore sanitario. E ci sono i due siti, aslimitalynews.it e fondazionemedicali.it.